Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Mazzeus e oggi andremo a parlare di Master Duel. In particolare, cercherò di rispondere a tutte le domande e dubbi che avete su Master Duel, per l'appunto. Master Duel è un gioco ufficiale di Yu-Gi-Oh! Rilasciato il 19 gennaio ed è, per il momento, disponibile su PC, su console, quindi Xbox, PlayStation e Switch. Verrà rilasciato in seguito anche per mobile, quindi Android e iOS. Cosa c'è da dire su Master Duel? È totalmente gratuito, quindi è un gioco che potete scaricare gratuitamente da Steam oppure dagli store delle vostre console. Non c'è assolutamente nessun pagamento per scaricarlo. E poi c'è chi dirà che è un pay to win, e invece non è proprio così. Il Master Duel, la valuta di gioco, sono delle gemme. Con queste gemme, o cristalli che dir si voglia, è possibile acquistare nuovi pacchetti, oppure anche tappetini o sleeves o altri elementi cosmetici. Quello che è importante sapere è che per guadagnare le gemme ci sono due modi. Si può acquistare utilizzando soldi veri dei pacchetti di gemme, oppure le gemme possono essere guadagnate in game giocando. Si possono guadagnare facendo la campagna offline oppure anche la campagna online. Campagna tra virgolette, perché praticamente online andremo semplicemente a giocare contro altre persone e una volta sconfitte le persone andremo a prendere dei punti esperienza che ci faranno salire di livello. Le ricompense per i livelli sono diverse, tra cui ovviamente anche i cristalli. Un altro modo per guadagnare gratuitamente cristalli è quello di completare le quest, le missioni. Ci sono missioni giornaliere o missioni a tempo limitato e missioni senza durata di tempo. Grazie a tutti questi sistemi, quindi, è possibile guadagnare facilmente delle gemme senza spendere ovviamente dei soldi veri. Ma veniamo adesso alla costruzione dei mazzi. I mazzi possono essere costruiti in due modi. Possiamo acquistare le bustine e sperare di trovare le carte, oppure possiamo craftare le carte che ci servono, quindi creare le carte che ci servono. Andiamo ad analizzare per primo il metodo delle bustine. Quando noi acquistiamo una bustina, troviamo delle carte ovviamente all'interno. Alcune di queste carte, una volta che noi le scopriamo, quindi che vediamo che carta è, possono rilasciarci delle chiavi. Queste chiavi servono a sbloccare dei pacchetti d'archetipo. Questi pacchetti vengono raggruppati nella sezione pacchetti segreti, booster segreti, buste segrete, e lì saranno presenti carte per lo specifico archetipo. Un altro modo per acquisire carte è quello di craftarle. Cosa intendo con craftarle? Intendo proprio crearle. Noi possiamo distruggere, quindi smantellare le nostre carte per avere dei craft points. Sono dei pezzi, ok, di carta che uniti insieme ci permettono di creare un'altra carta. Se io per esempio ho bisogno di una carta normale e magari non voglio spendere gemme per cercare di trovarla nei pacchetti, io posso tranquillamente smontare, quindi smantellare alcune carte comuni che io non utilizzo per acquisire dei craft points comuni che poi verranno utilizzati per craftare la carta che voglio. Adesso veniamo invece alla banlist. La banlist di Master Duel è un po' diversa da quella TCG e da quella OCG. È come se fosse stato fatto un miscuglio, quindi questa qua è proprio una banlist a sé stante, ragazzi. Si possono costruire i mazzi meta come quelli che abbiamo adesso nel formato TCG, però è necessario ovviamente adattarli con le carte che sono disponibili nella banlist di Master Duel. Un'altra cosa importante che mi avete chiesto è se c'è la possibilità di collegare lo stesso account a un'altra console. Sì, questa possibilità c'è, come c'era anche per Duel Links, tramite la funzione nel menu principale di trasferimento di dati. Quindi voi potete tranquillamente iniziare a giocare su PC, collegare il vostro account anche sulla Play e poter giocare da entrambe le piattaforme quando più vi piace. Un'altra domanda che mi avete fatto in tantissimi è: quale mazzo fare su Master Duel? Allora, il mio consiglio per questo primo periodo è quello di creare i nostri mazzi meta, quindi i mazzi che sono attualmente in meta in TCG. Non abbiamo ancora chiaro che tipi di mazzi potranno dominare in questo formato, e allora il mio consiglio è quello di
seguire ancora il formato TCG, quindi portare i mazzi dal TCG al Master Duel, ovviamente adattandoli, e giocare con quelli finché il formato non sarà più definito. Dopodiché ovviamente potete sempre e comunque cambiare mazzo. Spero di aver risposto alle vostre domande e di aver chiarito i vostri dubbi. Se non fosse così, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che come sapete sono sempre a vostra disposizione. Se non siete ancora iscritti, io vi invito a farlo. Nel primo commento in evidenza trovate il link al canale Telegram di Yu-Gi-Oh, ovviamente dedicato agli iscritti del canale. Potete trovarmi sulle pagine social di Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Vi ricordo anche che le iscrizioni al torneo per i 1000 iscritti sono ancora aperte, affrettatevi, avete tempo fino al 22 dicembre. Il torneo si terrà interamente su EdoPro e sarà ad eliminazione diretta. Mancano gli ultimi posti, quindi se volete partecipare scrivetemi un messaggio privato su Instagram. Vi ricordo anche che c'è il codice sconto Mazzeus10 nel caso in cui voi vogliate acquistare un playmat personalizzato da Chapas Playmat, trovate il link qui sotto in descrizione. E noi ci rivediamo al prossimo video e ci salutiamo con il nostro solito saluto, il batti le mani, schiocca le dita, segui Mazzeus tutta la vita.